Avanti, si accomodi. Si accomodi. Curiosa espressione. Bene. Permetta che mi presenti, sono il dottor... Dottor Mark Powell, direttore di psichiatria clinica dell'Istituto Psichiatrico di Manhattan. Bene, sa dove si trova. Dunque, Prot, vero? Prot. D'accordo, Prot. Allora, Prot, siamo qui per... Posso? Prego. Mele deliziose. La chiamate così questa qualità? È la mia preferita. Vorrei cominciare chiedendole se sa perché si trova qui. Certamente, mi credete pazzo. Noi preferiamo dire malato. Lei crede di esserlo? Malato? Ho un po' di nostalgia di casa. Davvero? E dov'è la sua casa? A K-Pax. K-Pax? K maiuscolo trattino PAX maiuscole. K-Pax è un pianeta. Non si preoccupi. Non le spunterò fuori dal petto. Non sono preoccupato. Stavo pensando che ne conosco soltanto 9 di pianeti. In realtà ce ne sono 10, ma non è importante. Io non vengo dal vostro sistema solare. K-Pax si trova a circa 1 miliaio dei vostri anni luce da qui, in quella che voi chiamate la costellazione della Lira. Però, lontanuccio. Per curiosità, com'è giunto sulla Terra? Si tratta semplicemente di sfruttare l'energia della luce. So che le sembrerà pazzesco, ma voi siete lontani eoni dallo scoprire i viaggi alla velocità della luce. Voi viaggiate alla velocità della luce? Oh no, noi viaggiamo a velocità molto più alte, a velocità multiple di C. Altrimenti il viaggio fino a qui sarebbe durato 1 migliaio d'anni, non le pare? E se io le dicessi che, secondo un uomo vissuto sul nostro pianeta di nome Einstein, non esiste niente che possa viaggiare più veloce della luce? Le direi che ha frainteso Einstein, dottor Powell. Posso chiamarla Mark? Vede, Mark, quello che in realtà ha detto Einstein è che niente può accelerare fino alla velocità della luce perché la sua massa diventerebbe infinita. Ma non ha detto niente su entità che già viaggiano alla velocità della luce o più veloci, alla velocità dei tachioni. Tachioni? Ho avvertito una punta di scetticismo, dottor Powell. Oh, niente affatto. È che notavo che parla la nostra lingua molto bene. Sono impressionato. Beh, la vostra non è una lingua difficile da imparare. Provi lei a pronunciare. Davis, 517. Date un'occhiata. Valeva la pena di venire solo per il cibo. Forza ragazzi, venite! Ah, attenta, attenta, Gabby! Basta, a tavola ragazzi! Avanti, a tavola! Ecco ragazzi, a tavola! Lo metto qui. Finalmente! Che meraviglia! Chi altro ne vuole? Io. Allora, Prot, Mark mi dice che non mangia carne. È molto sano. Qui siamo di tutt'altro avviso. Hamburger. Hamburger, grazie. Sì, grazie. Buono. Bene. Io gli adoro gli hamburger. Piano. È tutto buonissimo. Un pranzo magnifico. Passami un hamburger. Thank you.